A distanza di 10 giorni dall'installazione, i cittadini di Sala Consilina sembrano essersi abituati ai nuovi semafori presenti nella frazione di Trinità. I semafori sono stati installati nell'incrocio tra la strada statale 19 e la strada provinciale 11, ovvero l'incrocio che collega la frazione di Trinità a quella di Silla di Sassano. I nuovi semafori non hanno una durata fissa per il rosso e per il verde, ma variano in base all'intensità del traffico. Allo stesso modo, i pedoni per attraversare la strada possono richiedere il verde attraverso un sensore posto sulle colonnine in prossimità delle strisce pedonali. Fin da subito si sono scatenate le critiche, ma anche i complimenti rivolti all'amministrazione comunale. C'è chi ringrazia per questo nuovo servizio che non permette più ai furbetti di non rispettare le regole della strada e creare dunque disagio agli altri automobilisti. Ma c'è anche chi lamenta il fatto che il traffico si sia notevolmente rallentato rispetto al prima. Oltre a queste considerazioni, molti cittadini denunciano il fatto che quasi sempre i miglioramenti vengono fatti sulle strade principali, lasciando nel dimenticatoio tutte le zone periferiche in cui non vengono effettuate manutenzioni per lunghi periodi e soprattutto dove non è neanche presente l'illuminazione stradale.